Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a fare una prova di resistenza sulla pellicola iLoom che ho precedentemente applicato. Dopo qualche giorno, appoggiando magari il cellulare face down, si è creata una piccola crepa che ha praticamente tagliato la pellicola in questo verso. Non so se riuscite a vederla, magari in controluce. Comunque, fidatevi, c'è un piccolo dislivello e la pellicola è crepata. Vi ricordo che questo qua è il mio cellulare personale, quello che uso tutti i giorni. Non faccio un test di resistenza del cellulare, ne hanno già fatti tanti e sinceramente li trovo anche un po' stupidi, cioè andare a distruggere un cellulare di un certo valore per vedere se resiste o meno. Sono fatti di vetro e metallo, quindi fate voi se resiste o meno, però penso che sì, possa essere utile per gli acquirenti capire fino a quando una pellicola in vetro può proteggere il vostro cellulare. Quindi andiamo a fare, intanto innanzitutto l'ho spento, uno stress test prima con delle chiavi, poi con questa bella sega di un coltellino svizzero, un coltello saghettato e un coltello da cucina. Andiamo a passare le chiavi in maniera violenta. E devo dire che c'è qualche micrograffio, ma nulla di trascendentale, nulla che può darvi fastidio ogni giorno. Certo, piccolino, qualche. Non c'è nessuna scheggiatura, andiamo ancora a dire che resiste molto bene. Passiamo a questa seghetta che è abbastanza tagliente, vedete i denti aguzzi. Insomma, andiamo a seghettare la pellicola. Ragazzi, ho spezzato ancora una volta la pellicola e l'ho tagliata qui. Come potete vedere, si è un pochettino fratturata e tagliata. Perfetto. Quindi, se aveste in mente di segare la vostra pellicola in vetro con questo, sappiate che non resiste tantissimo. Passiamo adesso al coltello saghettato. Tagliamola per bene. Anche in questo caso devo dire che resiste discretamente, cioè a parte quel graffio e l'altra crepa che si è creata orizzontalmente, devo dire che probabilmente qua c'era un punto debole, o magari una microbolla che ha fatto sì che il vetro si craccasse in questo modo. Comunque devo dire che resiste abbastanza bene. Adesso sta iniziando a creparsi ovviamente per le botte. Adesso l'ultima prova con il coltellaccio. Adesso qui si è proprio distrutta totalmente, ci sono delle piccole crepe, proviamo a toglierla adesso. E come vedete il display del cellulare non ne ha assolutamente sofferto, non ci sono graffi di sorta, ve lo posso assicurare anche in controluce, ma è totalmente protetto. Quindi le pellicole in vetro servono proprio a questo. Andiamo qui, come potete vedere, c'è una crepa qua, altre crepe qua abbastanza diffuse, tutte però sono partite da questo punto quando sono andato a colpirlo con la seghetta del cellulare. Adesso facciamo un'ultima prova, quella distruttiva, e vediamo come si comporta questa pellicola. Devo dire che la durezza 9H funziona, ragazzi, perché adesso qua si è rotta. Anche qui si è craccata.
divertentissimo ovviamente fare una cosa del genere. Allora, l'effetto che si crea è molto bello. Andiamo a staccare la pellicola. Non so se riuscite a vedere come si è totalmente crepata, però la cosa buona è che si crepa la pellicola e al di sotto non vanno i graffi, quindi il vostro schermo comunque è protetto. Questo significa che se il vostro cellulare cadrà, allora si romperà la pellicola, lo schermo rimarrà intatto, ovviamente se cade con la faccia in giù, perché se cade di spigolo difficilmente una pellicola in vetro potrà proteggervi, però insomma ha resistito molto bene e la cosa positiva è che non si stacca. Vedete, anche io adesso sto applicando forza lungo tutti i lati tagliati e resiste molto bene. Questo perché probabilmente il vetro temperato ha una piccola patina, una specie di armatura che lo tiene tutto attaccato. Quindi, cosa dire di queste pellicole in vetro? Molto buone, però questa crepa mi ha un pochettino sorpreso. Probabilmente era questa pellicola che era difettosa, perché mai mi era successo che una pellicola in vetro si distruggesse così dopo qualche giorno di utilizzo. Comunque, consigliate? Sì, anche se esistono valide alternative. Questa qua è una valida alternativa perché, visto che il Note 4 ha i bordi 2.5D e quindi nessuna pellicola in vetro aderisce completamente allo schermo, con questa pellicola sottile 0.1 mm, allora non avrete fastidio passando il dito sopra, quindi ve la consiglio. Trovate sempre il link in descrizione e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. E ricordatevi di iscrivervi al canale e vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link del mio profilo Amazon con tutte le recensioni scritte che ho fatto fino ad oggi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!